E di Pisio qua fa giusta adminazze. Io spero che tu non abbia detto qualcosa di brutto. Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con questo nuovo video. Lui è il mio migliore amico. Ciao. Gianni. E oggi faremo la Not My Arm. E oggi faremo la Not My Arm Challenge. Praticamente io mi metterò davanti di lui, di schiena, senza usare le mie braccia. Dietro c'è mia sorella che intanto fa la scenetta sua. E praticamente lui da dietro dovrà truccarmi senza vedere ovviamente quello che sta facendo. E poi faremo il contrario. Perfetto, mi sono struccata e adesso cominciamo. Allora, dovrò tenere le mani ferme e tu dovrai truccarmi. Non vedi da nessuna parte, vero? Neanche... No, no. Io non lo so. No, togli la bocca, ti prego, aiutami. Adesso aspetta perché è la giusta concentrazione, ah, okay. È un effetto naturale ma non troppo comunque. Ma tu non detto, mi sa che me l'hai messo tutto dentro la bocca. Sì, io ogni mattina, ragazzi, mi trucco così. Ok, io metto un po' di fondo tinta. Ok. Paura. Eccolo. L'ho trovato. Te lo metto bene, mi dà qualche schiaffo per attivare tutte le proprietà del fondotinta. Mi dà una bella strizzata che so qualche punto nero superfluo, va via. Che anche se mi trucco i capelli fa niente. Adesso un po' di terra. Mi sento già più bella. E uso questa qui molto scura, così si nota. Ok. Cosa mi stai facendo? Un po' di terra riscaldante. Ah, riscaldante. Proprio baciata dal sole. Stuprata dal sole, più che altro. E mi sa che mi sei incastrato un pelo del pennello in mezzo ai denti. Tutto questo. Le orecchie, che sia mai che io mi scopra così i capelli e si vede questa parte. Ci mettiamo un po' di mascara. Allora lui ha deciso, aspetta, allora io ti indicherò dove andare, va bene? Ok, bravissimo, là, ok, con calma, non emozionato. E allora anche questo proprio che sì. Perché hai messo il mascara dopo questo, che non ho capito. Allora vai un po' così. Allora, piano. Ti dico un po' più a sinistra, un po' più in basso, esattamente lì, ok, bravissimo. Aspetta perché bisogna mettere il zigzag. Cazzo, mi stai pungendo l'occhio. Facciamo un po' gli occhi. Facciamo un po' gli occhi. Ah, qua sono un bravo, basta solo darci un po' di... Allora, la tonalità è quella... Cosa? Tremenda. Oddio, perché ho detto tutto nero? Sei andata un po' sopra, da quello è... Abbiamo quella tonalità un po' neutra che fa per trasmissione dall'oscuro al chiaro. Bravi. Un po' più sotto nel mio zigomo. E poi mi stai impastando anche le ciglia nel mentre, no? Un po' più su, bravissimo. Quello è mio. Per fare sia... Vediamo bene la piega. Bravissimo, segui la piega dell'occhio. È un po' un trucco da drama qui. Sai, lei mi sta impastando le ciglia. Cioè non ci vedo più. Ora... Un po' di illuminante per illuminare questo ottobre. Ok, non guardarmi, no, forse non è più qui. Respiro illuminato. Un bel rossetto. Un bel rosso, che non so, è tipo un rubino. Un po' volgare per l'appunto. Un po' più su, bravissimo. Ok, bravissimo, un po' più... Aspetta che mi piace qua che togliere un po' la lineetta per fare tipo quell'effetto un po' labbra rifatte. E io lo userei anche come blush un po'. Sapevo, agli! Ok. Eccola. Ah, le sopracciglia! Ah, le sopracciglia, accidenti, come farei senza sopracciglia? Grazie, la permanente, i capelli piccolini che stanno nascendo. Allora, quello è il mio bravissimo lì, bravo. Quello è il monociglio, sapevo che accadeva questa cosa. Un po', no, più giù, no, più su, bravissimo. Un po' più giù, un bel po' più giù, ok?
Sembrava un quadro di Picasso alla fine di tutto ciò. Ti senti concluso il tutto? No, l'eyeliner manca. Allora, ti dirò io. Vediamo. No, più a. Più giù. Ok. Un po' più giù? Un po' più su. Ok. Questo makeup tutorial. Questo makeup tutorial per me è finito. È una serata importante quando volete essere un po' tipo perfetti, un po' tipo Photoshop. Vuoi guardarmi? Sì. Mi piace. Me lo sento bene. Me lo sento, me l'ho messo bene. Certo, me l'hai messo bene. Me lo sento, ti sta bene però. Filo anche di correttore. Grazie, mi hai messo un filo di correttore. Ma la terra te l'ho scaldata bene. E adesso tocca a me. Allora. Vorrei un trucco caldo con dei toni di bronzo. Ok. E per avere una pelle tipo effetto glowing. Ok. Fondotinta. Esattamente il fondotinta. Bene, questo ragazzi è per dare un senso di omogeneità alla pelle. Vado verso l'alto perché sennò quando sarete vecchi la pelle diventerà cadente. Davvero? E l'alto, lo sapevi? No. Su sotto occhi. Mettiamo un po' di... questo per scolpire. Dov'è? Ecco. Fai il pesciolino. Già fatto. Bravissimo. Giusto? Sì, per caso. Ok. Fai sulle tempie. Anche il naso vorrei. Va bene, allora, aspetta. Però faccio così, lo spennello un po'. Ok. Così. Avrai un nasino più piccolino, te lo metto anche davanti. Ok, fatto il mio tutto. Ora faremo un trucco. Inizio. Questa è la palette della Naked, la nuova palette. Che ho scoperto che tutti i nomi... Me l'avevi detto tu? Oddio, non so. Che tutti i nomi della Naked, qualsiasi nome, è un nome... Che richiama... Cosa richiamava? Una dea dell'Olimpio. No! E se richiamava tipo, un nome sporco, tipo. Se tipo prendessimo tipo delle scarpe, li faremo un nodo, li lanciamo su per i fili. Ma che cosa? Perché? bene, aspetta l'altro occhio. Sei pronto per uscire poi? Esatto. Andremo in centro così, tipo stasera. Piace, non ti sembra tipo che ti sto massaggiando gli occhi? Con questa palettina abbiamo finito. Ti metto per fare l'occhio. No dai, gli ho trovato alla fine però l'illuminante. Scotta, allora, scotta. Vabbè, la matita non te la metto perché ho paura di uccidermi. Mettiamo un po' di eyeliner. Allora, dimmi dove. Qui? Sì, dai, più o meno ci sei. Basta però. Ecco, mi hai attaccato tipo l'occhio alla sopracciglia. Non un po' più a destra. Un po' più a destra. Là, vai. Tipo effetto un po' faraone. Ora. Pronto? Ha suonato la mamma. Chiudi l'occhio proprio che potrò riaccecarti. Oh, sì. Sì? Sì. Mamma mia. Mi raccomando il zigzag per non evitare i grumi. No, ma me li messi in quelli sotto. Qua. Così? Ah. Ah, bene. Adesso metto... Cosa? Ah, le sopracciglia! Equitalia, adesso parti di nuovo. Equitalia? Cosa hai detto? È una leggera rimpolpata, sempre con un effetto naturale. Va bene. No. Così mi stai disegnando la cerega. Cos'è la cerega? Tipo la stempiatura. Me la... Ah, così mi stai mettendo l'eyeliner. Ecco lì, lì, lì. Ok. Tu non hai fatto anche i peletti iniziali? Ok, io l'altra. Allora. Un po' più sotto. Qua. Eccola. Perché poi sono tipo posata sul tuo collo. Basta. Basta. Mi sta grattando il naso. Ah, ok, i peletti anche di qua. Sì, là tengo il naso. Perché sei alto?
campionato. Quelli sono i miei capelli. Questo che peletti bassi. Adesso ti metto l'illuminante di Kat Von D, i colori olografici che io amo tantissimo, e ti metto questo perché lo amo un sacco. L'illuminante è meglio abbondare che deficere. Deficere. Te lo metto anche sul naso, fermo. Sopra la boccuccia. L'illuminante per interno. Sì, dove si mette poi in fronte? Il centro della fronte, non su tutta la fronte. No, quasi, no? Anche un po', ah, ma che mi piace che si veda bene la mandibola nella parte finale. Ok, quindi qua. Esatto. Aspetta che te ne metto ancora. Mi piace, anche di là. Ah, sul sopracciglio, aspetta, sotto sopracciglio. Poi cambia colore, giusto? Sì, quello fu Lillino, Ultraviolet Alchemist. Ok. Allora, il video si era stoppato. Stavo cominciando a mettere il rossetto, però si era stoppato tutto, quindi adesso spero ci sia tutto. Brucia. Ma cosa? Il rossetto? Oh no, non l'occhio, non so cosa c'è entrato. Vai, continua. Ok, allora adesso metteremo questo rossetto rosso per completare il nostro trucco e poi avremo finito. Allora. Mi stai mandando il rossetto? No! Dai, che me lo mangi. No, invece con le labbra cerco di seguire. Okay. Mi hai fatto il labbro un po' a canotto. Era un intento. Lo vorrei. Ma cosa stai facendo? Vorrei rosso o fuoco? Ho detto rosso rubino. Ah, scusa, rosso rubino. Ci abbiamo mangiato, secondo me, rosso. Non lo so, basta, direi che non ho più. Hai truccato! Sono bello! Peletti! Tu sei una clown! Ma è bellissimo questo illuminante! Potrei usare anche, non so per quando. Bene, adesso fateci sapere chi ha vinto dei due. Qual è il più bello? Qual è il più bello fra i due? Chi è stato più bravo a truccare? E fatecelo sapere nei commenti. Bene. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace e ovviamente metto tutte le nostre informazioni nell'info box che è sotto e le acque si sono rotte. Mi partorisce e quindi basta, vi lasciamo perché dobbiamo correre in ospedale. Vi faremo sapere se è maschio o femmina. Nel prossimo video, se volete sapere se è maschio o femmina o volete un altro video con noi, fateci sapere, dateci nuove idee. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Basta,